problemi sia in grado di risolvere, è evidente che in assoluto molto pochi, ma rispetto a quello che hai in mente, rispetto al motivo per cui stai mandando per esempio un curriculum, rispetto a quello che tu vuoi fare realmente nella vita, allora ti faccio la stessa domanda a te come guida. Se sei guida, quali problemi risolvi? Apparente, però una volta che tu hai trovato, allora, chiaramente questo perché non hanno l'esigenza di chiamarti come guida, ma il momento che tu stai facendo la guida, che problemi stai risolvendo? Allora, ci siamo? Allora, il problema è che cosa sto a risolvere, no? Quale problema risolvo? Non è assoluto, non è riferito a l'iperurani, è riferito a il momento che mi fanno fare realmente quello che voglio fare, quello che sogno di fare, quello per cui sto mandando un curriculum, che cosa sto risolvendo in realtà? Quindi lei ha detto due elementi chiavi, informazioni in poco tempo. E quindi è chiaro che il parametro tempo per lei è fondamentale. Riuscire a dare una percezione di tempo rapido, ma nello stesso tempo lei volendo li può portare in giro per Piazza dell'Uomo e gli tiene 4 ore quelli, no? 4 ore hanno visto tutto quello che c'è da vedere? No, perché sanno che gli manca qualcosa. Allora il problema è dargli invece la percezione che nelle loro 4 ore hanno visto molto di più di quello che è umanamente possibile vedere e quindi racconteranno, abbiamo trovato una guida fantastica. Sto estremizzando, no? Ci siamo? Quindi, quale problema risolvo è nel momento in cui sto facendo finalmente, mi fanno fare quello che vorrei fare, finalmente sto facendo quello che vorrei fare. Comunque, rispetto ai miei clienti, che problema sto risolvendo? Ci possiamo ragionare. Ok? Ognuno ha il suo. Non è assoluto, è assolutamente relativo al momento, al contesto e al lavoro che sto facendo. Chiaramente, se non lo sto ancora facendo, mi serve immedesimarmi nell'azienda che, per esempio, dovrebbe decidere se mi prende o meno. Quindi mi serve immedesimarmi nel cercare di capire come posso scrivere meglio una eventuale bio. Nel materiale didattico trovate uno schema di come si fa una biografia con 5 domande guida. Una delle domande guida è come ti posso essere utile. Come ti posso essere utile se ho capito qual è il problema per cui tu chiameresti me, che può essere scrivere in modo efficace, che può essere, no? Risolvere un problema di ambiente, di atmosfera, di cura delle persone, di profumazione. Possono essere tanti i problemi, no? Che io sto risolvendo. Ok, allora ho un argomento, tra virgolette, di vendita, ho dei modi di potermi proporre più facili. Ci siamo? Benefici offri, no? È la seconda domanda. Allora, se sto risolvendo un problema per l'azienda, in realtà che beneficio gli sto dando? È un modo diverso di porsi. Un ambiente profumato. O no? Per qualcuno fa tutta la differenza del mondo, non c'è ancora una cultura, ma qualcuno apprezza particolarmente, anzi, esistono tutto un filone di studi che dicono che se l'olfatto è allenato a sentire certi odori, produci o hai o vivi in un certo tipo di comfort, di relax, di produttività anche di idee. Quindi, che benefici do? Ci siamo? Lui. Sì, però a questo punto esplificata, però sai, sono professionale vuol dire è un po' generale. Entriamo nel merito, cioè sono professionale perché, esatto, perché questo mi aiuta nel propormi, mi aiuta nel dire delle cose che sono interessanti, perché sto ragionando nell'ottica del cliente, nell'ottica del datore di lavoro. In che cosa eccelli o cosa sai fare meglio? Che cos'è la cosa che ti viene meglio?
esempio, a te come guida, stiamo nel parametro guida, che cos'è che ti viene meglio del lavoro, dei tanti aspetti che compongono la professionalità di una guida turistica? Che cos'è quella che... Conta quello. Passo l'amore per il Conta quello che dicono loro, abbiamo detto stamattina, no? Fantastico. L'hai scritta da qualche parte sta roba? Capisci? Allora, se riesci a scrivere questa roba o a scrivere a qualcuno dei tuoi ex clienti e a fargli scrivere in inglese, francese, tedesco, austriaco, ciociaro, torinese, quello che so, di loro lì. Questa cosa, quale guida turistica ha un feedback dei propri clienti? Nessuno. Questi sono due cose in cui tu eccelli. Lo dicono i tuoi clienti, quindi cioè, bacetto, bacetto, come si dice? Se in più c'hai uno, due, tre, quattro testimonianze, ti fai il trip advisor di te. Questa è la nuova logica del mondo professionale. Dobbiamo approcciare in questo modo. Dobbiamo ragionare in questo modo. Quali territori ti sono grati di tutto ciò? Ovviamente poi il territorio corrisponderà a dei funzionari, a delle persone che hanno... No? Ok, andiamo a sentire, andiamo a chiedere, andiamo a vedere che cosa dicono di te, che cosa è che eccelle delle tue qualità. Eh certo. Ok, cioè non è che cosa eccelli, no? Che ne so io, che cosa eccello? Nulla. Però riferito a un lavoro, riferito a una cosa specifica è molto più semplice, ma quindi vedete che l'esercizio non è folle, è chiaro che in assoluto nessuno sa rispondere, a meno che uno non ha un ego smisurato o si crede Napoleone, allora è diverso, no? Qual è la domanda dopo? Perché così di spalle non me le ricordo. Quindi a questo punto, che cosa ti rende unico? Come guida turistica a Lecce, stiamo parlando, no? Cosa ti rende unico al mondo? Abbiamo detto il DNA, le impronte digitali, le impronte dentarie. Non so, ci sono tante cose, no? Però dico, che cosa ti rende come guida turistica a Lecce? Come... facilitatore territoriale. Che cosa ti rende unico come, no? Che è una cosa diversa da che cosa ti rende unico in assoluto. Sto così con quello del piano di sopra. Cosa ti rende unico? Niente. Ci si può lavorare, no? Certo, non deve essere cammino sulle acque e non le sporco. Non so come dire, cioè, non deve essere una cosa divina, una cosa normale. Cioè, che vuoi che ti renda unico? Cioè, unico nel senso di distintivo, non unico nel senso l'unico. A parte che l'unico è una botta di tasse, ma Isa, penso, nome peggiore non lo potevano trovare, no? Che cosa ti rende veramente, no, speciale? Ed è un qualcosa che fai tu in maniera particolarmente curata, dedicata, con passione, con amore, che gli altri ti riconoscono però, perché insomma, no? Gli altri vedono in te questa luce, vedono in te questa cosa. Non è niente di trascendentale, ma è una cosa su cui lavorando, su cui valorizzando, su cui acquisendo consapevolezza, ti permette di crearti il tuo spazio vitale, ti permette di crearti la tua comunicazione efficace, ti permette di valorizzarti rispetto ai tuoi competitor e quindi ti permette di trovare magari più clienti, di trovare clienti più in linea con quelle che sono le tue esigenze, ti consente di farti pagare un euro in più, che insomma male non fa. Ci siamo? Complicatissimo, no? No? Che ti rende unico a te a parte il bianco e il nero?
La? Inteso in? E quindi accoglierla. Comincia ad essere un approccio interessante per un fotografo, no? Se ne può parlare, no? Faccio stampa digitale, capito? 24 foto, 30. Un approccio diverso, no? È chiaro che il momento che vado da un fotografo mi aspetto un approccio diverso, mi aspetto un approccio che mi sorprenda anche in qualche modo, no? Che mi dia degli elementi magari anche spiazzanti, no? Lui sta parlando di un approccio che poi è chiaro, bisogna vedere se trova adepti, se trova interesse, se lo riesce a veicolare in un modo caldo. Però è un approccio che comincia a essere interessante. Non eh? Stiamo a parlare del 18-24, non stiamo a parlare di cose banali, no? Già il fatto del bianco e nero, capito? Cioè, mi riesco a spiegare quindi che cosa significa lavorare in questo modo? Cioè dobbiamo trovare veramente un po' il pelo nell'uovo, ma un po' è proprio guardare le cose con un occhio molto più semplice, quasi da bambino, molto, no? Concentrato sull'essenziale. Dopo che c'è come domanda? Cosa ti rende indispensabile? Chiaramente nulla, quindi tutto può essere sostituito, tutto si può fare meno di te, però se proprio devo essere indispensabile, che cosa ti rende indispensabile? In un mondo ideale, in un mondo fantastico, che cosa ti renderebbe indispensabile come guida turistica? Se avessi la bacchetta di Cenerentola, trasformi tutti i clienti in zucca e te dai con... Può essere interessante questo, sì. Però appunto questo è un taglio che può essere interessante, no? Cioè l'appartenenza però come segno di distinzione unita alla passione, perché magari uno c'è nato per sbaglio e non è detto che abbia questa passione, questo trasporto per cui quindi lo riesca a rendere, no? Beh, questo è, non è che altre idee di indispensabilità vostra? Beh, con mamma e papà siete indispensabili, cioè, cominciamo a prendere, no? Più o meno con qualcuno che c'è vicino siete indispensabili, no? O no? Cioè, cominciamo a mettere in dubbio questo e è finita, andiamo. L'essere concreti ci rende indispensabili, per esempio, no? Ora, chiaramente io non conosco il panorama leccese, però per dire, se lui è l'unico che dice che fa le foto in bianco e nero, non è che gli altri non le fanno, ma se lui è l'unico che le dice, diventa indispensabile il fatto che lui è l'esperto del bianco e nero. Magari non è detto che sia verità assoluta, però nella percezione di uno che non lo sa, vede lui, vede gli altri, quello che dicono e dice questo deve essere un esperto. Ci siamo, mi rende indispensabile questa sua caratteristica che è peculiare, perché è una cosa che mi colpisce all'attenzione. Ovviamente a chi riconosce nel bianco e nero le caratteristiche di una foto di maggior qualità e quindi è comunque un profondo conoscitore del sistema delle foto, perché se no di che stiamo a parlare? Però è anche vero che perché io devo sempre lavorare come entry level? Cioè perché devo sempre lavorare con le mezze cartucce? Perché devo sempre fare le foto amatoriali? Posso fare le foto, come direbbe un fan, dei piani alti della Madonna. Le reggo o non le reggo? Boh, se sono convinto che le reggo perché non ci provo.
Perché devo stare a spiegare come funziona internet? Se faccio dei sistemi informatici da paura, faccio dei sistemi informatici da paura. No, sul medico è un po' difficile invece perché comunque c'è un percorso che devo fare, c'è niente da fare. Non posso spacciarmi per primario se non lo sono. Però, dicendo, no? Ci siamo? Altre idee di indispensabilità? Il viaggiatore per caso? Come fa a essere indispensabile? Perché non torna? Interessante questa cosa, vedi? Tu risparmi o fai risparmiare anche gli altri? Guarda, tu capisci da te che una cosa del genere è proprio, di questi tempi è proprio indispensabile, no? La capacità di far risparmiare le persone, sto dicendo, ma la capacità di far risparmiare le persone è una qualità che ci rende indispensabili. Ovviamente una profonda conoscenza del mercato tale che coglie le opportunità migliori al prezzo migliore. Questo ti rende indispensabile. Non è un valore assoluto, No, no? Ti dà la cipolla? Prendi la cipolla. grazie. No, ho finito, no. Allora, fino adesso, mo, via. Ok? Sì. Lei? Perché è indispensabile? E dai, su, qualcosa bisogna dirlo nella vita. Può La disponibilità. essere, può essere. Dipende dall'ambito in cui lo vai ovviamente a. Per un medico, ovviamente, la disponibilità ti rende indispensabile. Cioè, purtroppo va dosata, però può essere una chiave, per esempio, di accesso al mercato, però. In un mondo in cui no? Quasi tutti i medici ti danno dalle alle, essere diciamo, più disponibile, per esempio, in un orario più esteso, non dico in assoluto, può essere un valore aggiunto e quindi ti rende preferito, quindi indispensabile. Adesso non mi ricordo qual era il tuo ambito lavorativo. La sociologia o comunque. Dipende allora da dove andiamo a. No? Ma in generale nei lavori che ho fatto Sì, mi sono certo. sempre distinta per essere stata molto Te l'hanno disponibile, come riconosciuto gli altri. orari, Oh, come fantastico, vedi? E cambiamenti e quindi questo ti rende, ti può rendere, diciamo. procurandomi anche ulcere a volte però. No, questo magari è eccessivo, però sì, ok. Bene, altre idee di indispensabilità? 3-1-3-1, no? I pompieri, no? Ok, qual è la domanda dopo? Perché sei il migliore? Perché sei la migliore guida di Lecce? Perché? Che cosa ti. Allora, facciamo. Cambio la domanda. Ne ho facoltà. Ah, sì, scusi. Che cosa ti manca per essere la migliore guida di Lecce? La laurea in beni culturali, visto che ho la laurea in lingue, per esempio. Io non ho una conoscenza artistica di altissimo livello, però ho studiato da sola. Diciamo che vabbè, comunque sono brava a far vedere sia l'arte che il folklore, che, cioè, mi reputo brava in questa cosa. Migliore, Quindi sei la migliore. magari no, non arriverei mai a dirlo, però. Piccolo ego, via su, via. Allora, il pezzo di carta, non credo che girate per Lecce con i pezzi di carta, c'ho questo, c'ho questo, c'ho quello. No. Uno. Due, quanto è realmente avvertita dai tuoi clienti questa tua carenza? E No, non l'avverto. quindi che se ne frega? Quindi è un tuo problema Sì. mentale che è ok. Decidi che ti manca sto pezzo di carta, pigliatelo, buonanotte, che problema c'è? Studi un po' di più e te lo prendi, fine. Quanto costerà? No. No. 3 è ok,
ho meno competenza artistica, diciamo, di base, ho più competenza sul resto. Sei la migliore sul resto. Chi l'ha detto che la guida turistica è valutata sulle competenze artistiche? Mica stiamo a far pattinaggio. C'hai anche il resto delle competenze, quindi folklore, territorio. Mm-hmm. Abbiamo detto il territorio è l'amore del territorio, è uno dei tuoi punti di forza. Chi se ne frega se non conosci tutte le opere del San Gallo? No? Però hai, allora, perché sei la migliore? Perché sul folklore, adesso non posso usare una battuta, diciamo sono molto competitiva. No? Penso io, non è assoluto, sei tu che decidi dove. Poi è chiaro che dove tu decidi che sei la migliore deve interessare i tuoi clienti, o comunque deve essere un qualcosa che ti permette con i tuoi clienti di soddisfare le loro esigenze. Fine, basta. Non è che uno gira dicendo sono la migliore, questo non ha senso, no? Però è riconoscersi dei pregi e delle qualità forti, sì, e andare a illuminarle, andare a valorizzare, andarci a puntare sopra, no? Questo è, no, fermo restando che immagino che sai chi ha fatto il Duomo, un po', vabbè, chi, sì, un minimo, insomma, è chiaro. Ok, questo è. Allora, chiaramente, chi l'ha detto che una guida turistica si distingue solo per quel tipo di competenze? Sono un set di competenze, hai fatto l'esame, quante cose vanno fatto studiare? Mica c'era solo la competenza artistica? Diciamo che in Puglia è un po' diversa la situazione. Vabbè, ovunque è un po' diversa, le guide è un mestiere complicato. Ok, benissimo. Decidi che tu sei la migliore guida sul folklore salentino. E chi ti ammazza? Fine, sei la migliore, sei la migliore. Cioè, ma no, dovresti sapere, io sono la migliore sul folklore, Pianzacoccia. C'è scritto da qualche parte che non si può fare? È vietato contro la legge? No, e allora abbiamo trovato dove sei migliore. Fine. Io sono migliore, io sono il migliore nella sintesi che abbia mai conosciuto. Lo state vedendo, no? Cioè, taglio tutto, quindi a me mi viene facile, cioè, non, senza sforzo. Sono il migliore nella sintesi. Basta, frega questo, non lo so, però insomma. In questo sono il migliore, cioè, poi forse qualcuno sarà ancora più sintetico, però diciamo io sono sintetico con un minimo di costrutto, ancora un minimo di senso. Ci siamo? In che cosa siete i migliori? Non si spengono mai. Può essere? No, prima o poi si spengono. Beh, ci sono quelle antivento, però. Si spengono pure quelle, però, vero? Sì. Non finiscono mai, quelle però sono i rotoloni che, vabbè. Si può mutuare anche dai prodotti, non è detto che le persone non possono mutuare dai prodotti. Altre idee di perché siete i migliori? Non ci sono idee perché siete i migliori? E beh, se no non sentono giù perché purtroppo... Il streaming... No, 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 non lo streaming, è proprio lui che sta in fondo, poverino, non sente la voce tua e quindi... No, per dire, per esempio, perché tu sei migliore, perché se la vita è... lavoro entra nella vita, quindi conosci benissimo, per esempio io lavorando con gli artisti, però non solo lavorando, ma sono dei miei amici da anni, quindi li conosco i loro punti di forza e di debolezza, quindi posso pure, lo so, un altro approccio come parlare con loro, che un altro che... Sono la migliore non in assoluto, sono la migliore perché conosco il linguaggio degli artisti, conosco il mondo degli artisti. Poi è chiaro che a qualcuno interesserà di più, a qualcuno interesserà di meno, ma questo ti distingue. Sei cool in assoluto? Forse no, sono cool in alcuni aspetti. Certo, e quindi sto dicendo, su quello puoi essere la migliore, poi la migliore non mondiale, la migliore magari qua, la migliore a Lecce, la migliore nel Salento, la migliore in Puglia, la migliore nel centro-sud, la migliore in Italia, cioè voglia credere. Ma la migliore nel senso che appunto ti riconoscono
ripeto, la migliore non è un'autoproclamazione, è un riconoscimento che gli altri possono fare di te, se glielo fai presente, se non glielo fai presente, no, di competenze, di qualità, di doti, di talenti che tu hai. Sì, sì. Però nessuno pensa mai che questa cosa si possa fare. Tu giustamente pensavi a quello che ti manca. Infatti io quando ti ho detto che cosa ti manca per essere la migliore, non hai avuto più problemi, sei partito a macchina. Sapevi esattamente quello che ti manca per essere la migliore. Mentre in realtà tutti noi siamo migliori senza nessuna carenza. Il problema è capire da che parte devo guardare lo specchio. Però se vi riesce difficile capire in che cosa siete migliori, ok, fatevi la domanda, che cosa mi manca per essere migliore? E cominciate a scrivere tutto quello che vi manca. E poi vi rendete conto che quello che vi manca sono pezzi di carta che si comprano. Fiducia, riconoscimento, autostima, cioè tutta roba che con un paio di corsi si risolve. Volendo. Fine che non vi manca niente. E chi dice che gli manca i soldi in realtà sta spostando l'attenzione su una cosa che è secondaria. È evidente, i soldi non sono mai a sufficienza. Il problema qual è? Che se non ce l'hai stai molto attento. Se ce l'hai li spendi. Non è detto che li spendi nel modo giusto. Quindi non avere i soldi è una fortuna perché ti costringe a sviluppare il genio, la creatività e a trovare, tramite anche un esercizio del genere, il modo per non spendere e darsi valore. Poi magari escono anche fuori i soldi a quel punto. Però voi considerate che in genere quando noi ragioniamo in termini di soldi ragioniamo sempre per eccesso, mai per difetto, e quindi tendiamo a sopravvalutare i soldi che ci servono. Il problema vero è che quando qualcuno ce li dà, o ce l'abbiamo, ce li regala, li vinciamo, ce li prestano, ce li finanziano, tendiamo a bruciarli in un tempo paurosamente rapido e poi in realtà non tornano quasi mai. E questo appunto dico, il non avere soldi è una fortuna. Però appunto, se non riuscite a pensare in che cosa eccellete, in che cosa siete migliori, pensate a quello che vi manca per eccellere, a quello che vi manca per essere i migliori, a quello che vi manca per avere successo, a quello che vi manca perché la gente passa per strada, vi guarda e dice oh, che vi manca? Nulla. Se ti fai i capelli arancioni è più facile. Però che altro c'è? Non mi ricordo. Chiaramente, come ti differenzi dalla concorrenza? Come? No, cosa? Come? Che fai? Alla fine di tutta questa analisi, che problema risolvo? Che beneficio offro? Che cosa mi rende migliore? Che cosa eccello? Quindi, come mi differenzio? Come rendo? Prego. Ambi due, no, beh, andiamo sui culantri perché fashion se no finisci mai, cioè è infinita. No, sui culantri che tu conosci, ovviamente locali in questa fase. Come puoi differenziarti rispetto a? Interessante. Interessante, però questo. Ok, bene. Questo è una capacità di ricerca più estesa o diversa rispetto agli altri. Bene. Se questa cosa la valorizzi, può diventare un tuo motivo di differenziazione. Altre idee? Stanchi? Vi faccio fare qualche altra sintesi? Ci siamo? Quindi l'ultima è perché? Mo ce l'avete un motivo per cui qualcuno ve lo dovrebbe scegliere, no? O no? Però le domande a questo portano poi alla fine, no? È più chiaro adesso qual era lo scopo dell'esercizio?
Non c'è una risposta giusta, una risposta corretta, c'è una risposta che intanto cominci a mettere là, ci ragioni, ci rifletti, vai avanti. Non è mai assoluta, cambia nel tempo, l'aggiusti, la sistemi, però intanto hai dei concetti, hai delle chiavi di lettura per vedere ciò che hai, ciò che sai fare bene, dove vuoi andare, che cosa ti manca, che cosa ti serve, no? Considerate che tutto ciò che vi serve di materiale in realtà non vi serve. Fine. Che ti serve? I soldi? Non ti servono i soldi. Ti serve sapere cosa farci? Non ti servono i soldi. Finché non sai cosa farci, hai buona fortuna, perché una volta che ce l'hai, sono finiti i soldi. Se sai come cosa farci, li spendi nel modo giusto, se no li hai buttati e non tornano. Che ti manca? La macchina? Che ti manca? L'attrezzatura? Che ti manca? Il locale? Non ti manca niente, ti mancano soldi da spendere. Non servono quelli. Ok? Questo sarebbe carino da fare anche per la vostra associazione, eh? Sì, appunto, adesso. Perché sicuramente escono 10 risposte diverse, matchandole esce qualcosa da paura però, eh? Esce qualcosa di veramente interessante. Quindi fatelo, poi casomai me lo mandate e ci ragioniamo a distanza. Però insomma sarebbe interessante da vedere, no? Anche le varie chiavi di lettura, perché poi aprono magari degli orizzonti nuovi. Mi hai ispirato al prossimo corso, farò queste domande ai ragazzi. Vado Così escono tutti e se ne vanno. Ok? Domande, curiosità, riflessioni, ansie, angosce, preoccupazioni, mutui da pagare? Ma io però a me mi serviva questa cosa per farti capire come funziona. Ma se io non ho un lavoro e lo vorrei fare un lavoro, allora, se io cerco un lavoro, sto cercando il nulla, perché un lavoro è il nulla. Io cerco un lavoro come cuoco, rispondi a questa come cuoco. Voglio fare il pasticcere, rispondi a questa come pasticcere. Se questa io rispondo, voglio trovare un lavoro, chiaramente sto perdendo tempo, ma non cerco un lavoro. Perché se io voglio trovare un lavoro, il qualsiasi lavoro, quello si trova immediatamente. Il problema è che poi noi ci andiamo ad aggiungere tutte le nostre caratteristiche. Agosto libero, sabato e domenica libero, 1.500 a fine mese, 14esima, è chiaro che a quel punto no. Ma stiamo sempre ragionando sul contorno del lavoro, non stiamo ragionando su quello che voglio fare. Tutta questa roba qua è mente che ci condiziona e che non ci porta da nessuna parte. Se non avete idea di che cosa vi piace fare nella vita, immaginate che cosa vi piace fare nella vita in modo libero. Visualizzate il lavoro che vorreste fare. Visualizzare il lavoro significa immaginare dove stai, immaginare con chi stai, immaginare cosa fai, immaginare come ti senti, immaginare che cosa dici, immaginare cosa pensi, immaginare quando inizia, immaginare quando finisce, immaginare come ci arrivi, immaginare cosa vedi. Si chiama potere della visualizzazione. Quindi se non sai cosa fare, immagina che cosa ti piacerebbe fare. Non dargli nomi, non ingabbiarlo, descrivi, scrivi, racconta. Vengono una marea di idee. Ma non mi dire che cerchi un lavoro, perché è chiaro che questa cosa non la puoi rispondere. Ma il nostro incontro si chiama Tu sei un brand. Allora, tu sei Pippo, se fossi una scopa saresti Pippo, non sei una scopa qualunque. Sennò è evidente che a questo non si sa rispondere. Se non sai rispondere a questo, sono due casi, o hai seguito poco la lezione, oppure stai cercando qualcosa che non puoi trovare.
Ma se qua tu ti immedesimi anche su un lavoro che non fai, ma che vorresti fare, sei più o meno in grado di rispondere. Magari sei un po' vago, magari, però arrivi a rispondere. A te che tu hai visto come guida non hai avuto problemi a rispondere. E certo, se io dice voglio fare, che ne so, non lo so, non si può rispondere, è evidente. Domande, dubbi? Tu riesci a rispondere? Sì, più o meno, eh? Più o meno. Certo. È chiaro che più cose fai, più apparentemente è facile, però è anche vero che più è facile dare stereotipi come risposte e non risposte. Qua è sofferta la cosa, è complicata, non lo metto, ma non perché deve esserlo, perché non siamo abituati a ragionare in questo modo. Siamo abituati a descrivere il contorno delle cose, non quello che vogliamo. Non quello che facciamo. Noi siamo abituati a prenderci il titolo delle cose, ma il titolo non è il film, il titolo non è l'opera. Che c'ha la Gioconda de Giocondo nel quadro, che è uno dei quadri più famosi al mondo? Ditemelo voi. È Gioconda quella? No. Sei Giocondo tu che la guardi? No. Si chiama la Gioconda. Eh? Ok, però dico, tra l'altro c'è una caratteristica incredibile quel quadro, che secondo l'angolazione dove ti sposti guarda sempre te, che è una cosa unica, come ha fatto Leonardo non lo so perché non sono un tecnico, però hai questa impressione. Allora, non ci fissiamo sul titolo del lavoro, non ci fissiamo sulla qualifica del lavoro, vediamo che cosa realmente facciamo. Ok? È un titolo, è come un film. Il titolo è indicativo, non è detto. Il lavoro è uguale, c'è un titolo, c'è una qualifica, poi andiamo a vedere che altro c'è dentro. Il problema è, non ci fermiamo al titolo, voglio fare il geometra, non vuol dire niente. Che vuol dire per me fare il geometra? Che cosa mi piacerebbe fare? Misure catastali dalla mattina alla sera. No? Misurare, no, anzi una volta uno misurava proprio, no? Adesso spari, col laser. 32,5, fantastico, e manco te sbagli, a meno che non sbagli a puntare. No, quindi sto dicendo, che cos'è che mi fa stare bene mentre lavoro? Nessuno ci pensa mai, tutti pensano a 10 motivi per cui stai male quando lavori, ma che cos'è che ti fa stare bene al lavoro? In genere non si sa rispondere, no? Oppure c'è la risposta, se ho di padre, la soddisfazione dei clienti, ma chi se ne frega, anche perché tanto non la misuri. Se la misurassi gli chiederesti l'intervista e te la metti a fine della pagina. Ci siamo? Questo è il posizionamento, il motivo per cui qualcuno dovrebbe preferire me. È il motivo per cui io divento un brand, cioè divento un qualcosa. Che cos'è un brand? No? Questa si chiama Dolomia. Non è un brand. Dolomia, Dolo tua, Dolo sua. Un'acqua sconosciuta. Se fosse stata Ferrarella era un brand. Che cos'è un brand? Qualcosa che le persone riconoscono. Poi è chiaro che può essere un brand internazionale, un brand nazionale, un brand locale. Voi qua vedete, parlavamo prima del caffè Quarta, no? Che è un caffè tipicamente vostro, no? Che è il caffè qua però. Probabilmente se vieni a Roma, Quarta, pensi che hai messo la marcia. Ci siamo? Ok. Uno può essere un brand, può essere il miglior commercialista di Lecce, non deve essere il miglior commercialista della Puglia, non può essere il miglior commercialista d'Italia, o forse sì, non lo so, è una scelta. Ok, questo significa essere brand, però significa essere riconosciuto dagli altri come portatore di qualcosa di valore, unico, differenziante, speciale. Niente, non deve essere qualcosa di fantastico, semplicemente è un percorso che io faccio di autosviluppo, di definizione e poi di misurazione rispetto a quelle che sono le esigenze dei clienti. Se riesco a matchare queste due cose, ho trovato un qualcosa che mi permette di promuovermi in maniera interessante, intelligente e di mantenere nel tempo questo che viene chiamato tecnicamente un vantaggio competitivo, cioè un qualcosa che mi fa aumentare anche la percezione di valore. Professional goal,
positioning sono gli cioè la parte degli obiettivi professionali. Settima e ottava P, quindi quelle erano la quinta e la sesta, settima e ottava P, people e partner. Con quali persone voglio lavorare e quindi tendenzialmente che tipo di colleghi, che tipo di datore di lavoro voglio, o se sono un libero professionista, chi sono i miei clienti? E i clienti sono per forza di tre tipi, persone, aziende o enti. Alieni ancora non fanno target. Ok? Quindi o lavoro con le persone, o lavoro con le aziende, quindi business, o lavoro con gli enti, che possono anche essere business, associazioni e via dicendo. O tutte e tre, e allora sto messo male, cioè è complicata, però ok. Quindi, people, le persone, quindi o che tipo di colleghi voglio, che tipo di datore di lavoro, che tipo di contesto, esiste il telelavoro, devo fare delle scelte. Seconda P, questa è la mia strategia di social network, però di network. Vado a chiedere il collegamento su LinkedIn a quelli che rientrano in queste categorie. Se io so che alcuni tipi di persona fanno alcuni tipi di lavoro per cui li trovo su LinkedIn, chiederò il collegamento a loro. Se alcune aziende sono potenziali miei target, chiederò il collegamento agli amministratori o ai responsabili di funzione su LinkedIn. Ci siamo? Come funziona? Oppure partner, persone che mi possono aiutare. In che senso? Persone che mi possono aiutare perché mi integrano l'offerta. Sono un grafico, mi capita spesso di dover fare o inserire delle foto, mi creo un collegamento professionale con dei fotografi perché se ho necessità so chi chiamare. Ho un accordo magari commerciale, ho un partner commerciale, non ci faccio società. Oppure persone che mi possono segnalare, persone che mi possono contribuire a migliorare la mia reputazione, persone che mi possono in qualche modo fare da endorsement, come dice LinkedIn. Queste persone vanno coltivate, queste persone vanno messe in un network, vanno seguite. Su Facebook c'è una cosa che è fantastica, ti dice ogni giorno di chi è il compleanno e fai delle figure bellissime, no? Perché? Non perché la persona lo sa benissimo che l'ha letto su Facebook che è il suo compleanno, no? Che non pensa che te lo ricordi, anche perché glieli fai su Facebook. Ma il problema è che comunque hai dedicato 30 secondi del tuo tempo per mandargli un messaggio. Questo è fantastico. Le persone si commuovono delle attenzioni che ricevono. Nulla è scontato. Allora, mandare un messaggio, mandare gli auguri, mantenere le relazioni è un'attività impegnativa ma che porta un sacco di soddisfazioni. Tutto il mondo che vedete domani dei social network regge su questo, sul fatto che io vado a sviluppare o a mantenere delle relazioni professionali e personali. Di due tipi, o persone che mi possono essere utili perché diventeranno clienti, perché mi daranno da lavorare, o persone che mi possono essere utili perché mi daranno una mano a fare questo. Ci siamo? Quindi, 2P, persone e partner. A questo punto abbiamo finito le 8P aggiuntive delle persone, entriamo nelle ultime, nona, decima, undicesima e dodicesima P del marketing mix classico del marketing, però con qualche aggiustaggio. Prodotto. In realtà io l'ho chiamato performance. La maggior parte di noi vende comunque delle performance o vende comunque dei servizi. No, non vende un prodotto vero e proprio. Il prodotto vero e proprio è qualcosa di cui io acquisisco la proprietà. No? Per quanto tu mi puoi pagare, non sono uno schiavo, quindi c'è un limite, non sono una cosa tua. Performance perché? Perché un medico, per esempio, fa delle performance. In alcuni casi fa dei servizi. Una lettura di analisi è un servizio. Una diagnosi è una performance. Può venire, non può venire. Un'operazione è una performance. Tutte le operazioni non sono una uguale all'altra. Perché? Perché ci sono un miliardo di variabili. E perché quando il chirurgo taglia, taglia in modo unico in quel momento. Non taglierà più, né meno uguale.
perché cambia il paziente, cambia la situazione, cambia tutto. Quindi sono performance, quindi chiaramente presuppongono un approccio leggermente diverso, ora non entro nel dettaglio. Però insomma, sei formatore, fai delle performance, cioè non è che fai la lezione, cioè non è metti il disco e parte, no? Sei un cantante, fai performance. Tant'è vero che hanno inventato il playback proprio per risolvere questo problema. Cioè, va a cantare tutte le sere, non steccare, non cantare, vai sopra, vai sotto, vai voce, vai raffreddore. Allora, molti mestieri fai l'artista, fai performance. In alcuni casi invece vendi dei servizi. Allora sono un po' più standardizzabili, sono un pochino più programmabili. In altri casi fai delle cessioni di know-how. Commercialista fa una cessione di know-how, ti dice, non fai performance commercialista a meno che non si mette a strillare, no? Fa una cessione di know-how, ti dice come si fa una fiscalizzazione, un rimborso spese, che ne so, no? In molti casi, se fai un progetto, tendi a fare una cessione di know-how e ti pagano per quello, ovviamente, no? Se invece questa cosa è radicata nel tempo, magari fai un servizio vero e proprio. Più difficile che fare una performance, a meno che non fai delle presentazioni, allora sì, là sei ogni volta soggetto a. Chiaramente significa avere un trattamento leggermente diverso a seconda di sto facendo delle performance, sto facendo un servizio o sto facendo una cessione di know-how. Chiaramente se io lavoro in un'azienda, anche là devo capire, no? Io posso lavorare come formatore in un'azienda e quindi... Tant'è vero che chi lavora come formatore in un'azienda e ha un contratto a tempo indeterminato, in aula non ci vuole più andare. Perché è chiaro che lì è soggetto a una valutazione opinabile legata alla performance e tende a fare invece il progettista, quindi quello che scrive i progetti, perché quello è un servizio che è molto più comodo e meno discutibile e anche molto meno faticoso. Mi seguite? Quindi, prima P, il prodotto, chiamiamo la performance, che cosa io faccio? Faccio l'uno, faccio l'altro, faccio tutte e tre, magari, non lo so. Seconda P, prezzo, e qui si apre un mondo. Quanto vale il tuo lavoro? Quanto vale il tuo lavoro? La provincia dice che la guida guadagna da... C'è poco da discutere, no? Ci sono le tariffe. Fantastico, perché la guida è un mestiere riconosciuto. Tu invece fai? O vorresti fare? O faresti? Quanto guadagna un promotore turistico? Fantastico, bellissimo, vedi, capita proprio a fagiolo. Potevi dirmi altro, però insomma va bene. Dalla sei giocata così, va bene. Quanto guadagna un promotore turistico? Quanto costa un promotore turistico? Certo, però appunto, non c'è un tariffario. Quanto guadagna un medico di base? Cioè, quanto costa un medico di base? Cioè... Fantastico, però è codificato, no? Non te puoi inventare niente, no? Capisci? Ah, ci sono dei mestieri fantastici che hanno albi professionali, che hanno tradizioni. Se voi andate sull'albo dei giornalisti trovate le tariffe dei giornalisti. Quindi se tu assumi a tempo indeterminato un giornalista, a seconda delle mansioni che deve svolgere, ha un fisso. Se invece lo prendi a tempo determinato, lo prendi a tempo, lo prendi per una consulenza, per un ufficio stampa, per un'attività extra, ci sono le tariffe che ti dicono quanto costa. Se vai da un notaio, lui c'ha il tariffario. E ti dimostra sempre che ti sta applicando il minimo sindacale. E tu là non puoi dirgli niente. Se vai da un avvocato c'è il tariffario. E anche là tu ti dimostra che ti sta chiedendo il minimo sindacale. No, tutti i liberi professionisti che hanno albi. Chi non ha l'albo suo deve inventare. Allora, il problema, torno a ripetere. Quanto vale il tuo lavoro? Tutti vorrebbero fare gli albi professionali in Italia per poter avere le tariffe e per poter dire ecco qua il prezzo, non si discute.
purtroppo non si può più fare, anche perché la comunità europea sta spingendo per dire no, Albo, si chiude Albo. Gli italiani stanno a fare le barricate, ci metteremo 10 anni, 20 anni, 30 anni, 100 anni, delle due il voi l'una, o diventeremo noi l'Africa, e quindi poi gli africani scapperanno da noi e prenderanno la barca in senso opposto, no, oppure finiranno gli albi. Ma l'albo è un retaggio medievale. Allora, il problema è che non c'è nessuno che ti dice quanto vale il tuo lavoro. E quindi il mio mestiere, io in genere lo presento così, è un mestiere che funziona, che ti chiamano, a volte ti proponi, più o meno ti incontri, ti telefoni, ti maili o ti chatti e ti chiedono una cosa, o due o tre, dipende. A quel punto tu cerchi di capire che vuole, in genere non ci riesci mai al primo colpo, però insomma, diciamo, dopo tanti anni un po' di intuizione ce l'hai, a quel punto dici ok, perfetto, faccio un preventivo, perché gli devo dire quanto costa sta cosa. Quindi mando un preventivo e succedono due possibilità. O ti dice di no, e allora tu pensi che hai chiesto troppo. O ti dice di sì e tu pensi che hai chiesto troppo poco. Fine. È immancabile questo. Cioè, è un problema senza soluzione. Non c'è mai un giusto prezzo. C'è il prezzo che ti danno e fatelo bastare. Allora, il problema è che il pricing, il prezzo, è la variabile più complicata che entra nel marketing delle persone. Quanto vale il tuo lavoro? Nessuno te lo può dire, a meno che non sei un notaio, un giornalista, un medico, nessuno ti può dire quanto vale il tuo lavoro. È la tua capacità di rispondere alle domande, di creare valore nella percezione, di capire esattamente bene i benefici che tu rechi al tuo potenziale cliente, il tuo ego misurato che ti fa chiedere il prezzo giusto per cui qualcuno ti dà il lavoro e qualcuno no. E ripeto, se no hai chiesto troppo, se sì hai chiesto poco. Il dubbio ti rimane. Poi dici ok, va bene, già è tanto che lavoro. Poi il problema dopo, subito dopo è ok, speriamo che mi paga, perché poi è un problema anche questo. Ok, quindi sto dicendo, quanto vale il tuo lavoro? Ognuno di noi deve decidere quanto vale il suo lavoro, non il prodotto che io vendo. Come funziona? 5 minuti ce li spendiamo su questo, va? Magari, no? Quanto ti costa il lavoro che fai? Ti costa il lavoro che fai, perché questo è il parametro di base. Intanto in soldi, quanto ti costa? Proprio costa? Costo per esempio dei materiali, costo proprio costo reale. Devo andare 3 volte in azienda e tornare indietro. Quanta benzina ci devo mettere? Parcometro. O pagate voi, no? La Roma si paga, quindi devi calcolare. Se ci vai 3 volte, ci stai 3 ore, sono 10 ore di parcometro, sono 15 euro. Insomma, cioè, non è proprio un... Cioè. Allora, punto di partenza è capire costi reali che tu devi sostenere. Sotto a quella cifra non puoi proprio andare, perché significa che stai che tu per lavorare ci rimetti. E insomma, cioè, o stai a fare l'investimento della vita, oppure c'è qualcosa che non torna. Non puoi rimetterci lavorando, perché crei una tendenza. Se crei la tendenza che paghi di più di quello che guadagni, non esci vivo. Quindi capire, rispetto alla prestazione che mi chiedono, quali costi reali io sostengo? Telefono, benzina. Poi è chiaro, secondo problema, quanto tempo devo dedicare? Perché magari lavoro da casa, lavoro con internet, apparentemente non ho costi. Bene, ma quanto tempo ci devo dedicare? L'unica ricchezza vera, che è inestimabile, di tutti quelli che non hanno lavoro è il tempo. Se ti giochi male il tempo, sei fregato.
Se usi il tempo per fare una cosa che non ti porta da nessuna parte, ottieni due grandi svantaggi. Uno, che non vai da nessuna parte, e due, che ti demotivi talmente tanto che non ne azzecchi più una. In realtà c'è una terza, che in realtà non fai, non usi quel tempo per un uso più produttivo. Il famoso tempo perso. Perché è perso? Perché lo stai dedicando a qualcosa che invece che fare altro. Se dovete lavorare in queste condizioni, è meglio lavorare gratis, perché almeno l'esperienza è più gratificante. Fa curriculum, sai che stai lavorando gratis. Se lavori gratis, immagina però che stai lavorando gratis e poi ti devi andare a trovare un cliente. Quello che, per cui hai lavorato gratis non ti pagherà mai. Tutti voi siete giovani, avete l'esperienza di locali o di posti dove andate, dove qualcuno vi fa entrare gratis, perché lo conoscete, perché è amico, perché stavamo insieme alla materna, siamo cresciuti insieme, ok, fantastico. Quello cambia locale, tu in quel locale dove entravi gratis non ci andrai mai a pagare, perché sei abituato a entrare gratis, 10 euro non glieli dai manco se te impicchi. Cambi locale. E se non puoi andare dove sta il tuo amico che ti fa entrare gratis, vai a pagare in un altro locale. Questo è come è fatta la mente umana. Quindi chiaramente, se un tuo cliente ti commissiona un lavoro gratuito, bene, se vuoi farlo, fallo. Fallo consapevolmente, fallo per arricchire il curriculum professionale, ma poi sappi che quel cliente non ti pagherà mai realmente, perché chiaramente è abituato a ricevere le cose tue gratis. Dopo devi andare a trovare un altro cliente. Quindi, quanto vale il tuo lavoro? Allora, anche chi non è iscritto a un albo professionale ha una tariffa base di riferimento. Ovviamente è adattata da città a città, ma è quanto guadagna una colf? Quanto guadagna una... Io sono più brutale, quanto guadagna una filippina, fermo restando che ormai sono di tutte le nazionalità? Quanto? 7 euro l'ora. Quindi, fantastico, abbiamo un parametro, certo, cioè questo lo sanno tutti, pure la persona più analfabeta del paese sa che una golf, una filippina, sta sui 7 euro l'ora. Ok? Eliminiamo il problema dei contributi, ok? 7 euro l'ora. Primo dato certo, fantastico. Il lavoro che vi si chiede, quanto tempo pensate che ci voglia per farlo? Un giorno, due giorni, un'ora, mezz'ora? 7 euro l'ora per il numero di ore che pensate che siate coinvolti esce il vostro compenso minimo sindacale. Ma uno può decidere pure che chiede meno, ma è consapevole e può dire, ditelo perché fa bene, mi stai pagando meno di una golf. Anzi, fategli il conto, una golf gli dai 7 euro, a me ne dai 4 l'ora. Alcuni se ne fregano, però almeno c'è la soddisfazione che gliel'hai detto, in più il problema è che ti rendi conto di che condizioni stai lavorando. I parametri però qua sono certi, cioè non c'è albo professionale che tenga. 7 euro l'ora, sotto a 7 euro l'ora, capite, cioè, non c'è bisogno che vi dicono. Poi potete scegliere, appunto, io sotto i 7 euro l'ora preferisco dire lo faccio gratis, perché almeno mi devi un favore. Poi certo, se mi chiedi per un mese, no, per un mese ti dico ciao, ci siamo visti. Le cose che incrementano la possibilità di trovare lavori pagati bene è la capacità di sviluppare il no a lavori pagati male. È incredibile, ma è così. Più ti propongono lavori infame, più dici no, più c'è speranza che te ne danno uno buono. Non so che legge sia, ma funziona così. L'unico modo per alzare il valore dell'offerta oraria, perché poi è il parametro chiave, è quello di dare l'impressione di essere uno che già lavora. Se dimostri che c'hai, se tengo famiglia e c'ho bisogno, ti strozzano. Come si fa a dimostrare che c'è lavoro? Abbiamo visto un sistema biglietto da visita. Due,
che sembra stupido, banale, ma ripeto, cambia la vita, ti chiamano perché gli serve qualcosa. E normalmente vi vogliono vedere. Nessuno ti dà una cosa per telefono, no? Te vogliono vedere o no? Tu che gli dici? Arrivo. Sbagliatissimo. Prima della prossima settimana non si può fare. Non c'ho un buco libero. Certo, se lo fa un medico muove la gente, è evidente. Ma il medico non ha... Sì, ma il medico sugli analisi ci sta gli anni a Roma. No, fine. Però insomma, sto dicendo, il medico è un'altra professione. Però il discorso è, no? D'altronde, il medico, ora, banale, io vado... Il medico hanno inventato questo sistema della sala d'attesa. Se tu vai da un medico alle 5 e la sala d'attesa è vuota, tu sei convinto che hai sbagliato medico, che è meglio andarsene, anzi sicuramente hai bisogno di trovarti un altro medico. Se tu vai da un medico e la sala d'attesa è piena, aspetti un paio d'ore, sei convinto che sei incazzato, ma quel medico è un guru. Perché è così. La mente umana è purtroppo perversa. L'importante è riconoscerla. Ci siamo? Nessuno di noi entra in un locale vuoto. Perché il vuoto mette ansia. E se anche il locale dove vai tu, quasi tutte le settimane lo trovi vuoto, cominci a pensare, sono i gradinas, c'è stato un attentato, cioè non entri, hai resistenza. Se tu apri un locale, la cosa più sbagliata che fare è aprire un locale e fare l'inaugurazione tout court. Perché ti spari tutta la gente la prima sera e poi stai una settimana vuoto. Perché chi è venuto la sera all'inaugurazione a sbafo non torna il giorno dopo a pagarti. Allora, il problema è qual è? È che non fai l'inaugurazione unica, la fai dopo 6 mesi e fai il festone, bello. Ti fai le micro inaugurazioni tutte le sere, inviti, cominci con mamma, con papà, con la cuginetta, pian piano estendi e dai l'impressione del locale comunque che ha gente. Allora, l'Italia è un paese in cui l'abito fa il monaco e quindi... Se non ti vuoi indossare l'abito non funziona. Allora, dovete dare l'impressione che avete comunque lavoro, non dovete tirarvela. Dovete dare l'impressione però che non state proprio con l'acqua alla gola. Se il compenso che vi si prospetta è infame, cominciate a pensare di farlo gratis e poi comunque di andare altrove, cominciate anche a pensare se i conti vi dicono che il compenso è infame, forse fate le cose in maniera troppo lenta. Se il compenso nasce dalle ore che voi ci mettete a fare il lavoro che vi viene affidato per quello che, no, dividendo quello che è disposto lui a darti, allora è chiaro che a me è capitato tantissime volte di vedere dei giovani colleghi fare il progetto della vita per, in realtà per un'esigenza minima, c'era da compilare un formulario. Ci metti 2 ore, perché ci devi stare 2 giorni immaginando 8.000 allegati che tanto non te li pagano perché non sono richiesti. Mi spiego? Io ho avuto un amico grafico che aveva trovato un lavoro, mi è rimasto impresso, una carrozzeria, lo aveva chiamato perché se gli faceva il marchio, un weekend intero a fare proposte, una più bella dell'altra, sul marchio della carrozzeria, dopodiché la carrozzeria ha preso una clip art con la macchinetta sotto Mario Rossi e figli, 150.000 lire all'epoca, che era tantissimo, certo per un weekend di lavoro e 8 proposte, niente, ma 150.000 lire per una clip art e una scritta, non mi ricordo in che caratteri, era un affare. Allora il problema è rendiamoci conto quello che realmente vuole il cliente. Noi stiamo lavorando per lui. Se impariamo a essere sintetici, se impariamo a essere rapidi, allora magari i compensi non sono poi così miserabili. Quindi c'è anche il rovescio della medaglia. Forse sì, no, però certo, però appunto no, ascoltiamo quello che vuole realmente il cliente. Capisci? Perché se no noi andiamo con quello che immaginiamo, che forse non è detto che. Quindi ecco che insomma, stabilire il giusto prezzo è complicatissimo, è molto legato anche a come noi veniamo percepiti dal nostro cliente. Quindi è chiaro che se veniamo percepiti come giovani, come
incapaci, come senza esperienza, quello tenderà a sfruttarci, tenderà a pagarci il meno possibile. Se invece diamo comunque, nonostante l'età, un'apparenza di professionalità, un'apparenza di sicurezza, un'apparenza, via dicendo, può darsi che riusciamo a spuntare condizioni migliori. Ultima cosa sul prezzo, ci sono alcune consulenze, alcuni lavori, alcune tipologie che presuppongono comunque per voi magari un anticipo di spese. E quindi chiaramente c'è il rischio che comunque devi lavorare, sei pagato poco e devi anche anticipare dei soldi. Fatevi dare un acconto. Sembra che uno dice un'eresia. Chi non vi dà, ora non so gli usi e costumi locali, ma quello che ho imparato nella vita è che chi non ti dà un acconto è già predisposto a fregarti o a pagarti in ritardo o a trattarti comunque con rispetto. È nella prassi commerciale. Qualunque cosa voi andate a comprare che non vi danno subito, vi chiedono un acconto, vi chiedono una garanzia. Anche online, tutto quello che comprate c'è la carta a garanzia, quindi i soldi se li fregano subito se tu disdici o salti. Quindi perché non puoi fare la stessa cosa? Allora, poi potete anche decidere che l'acconto ci rinunciate, ma il chiederlo e vedere la reazione vi dà comunque un parametro di chi avete davanti. Chi è serio, chi ha voglia veramente di fare le cose fatte bene, tende magari a negoziare un acconto più basso, ma non a non darvelo. Perché ci sta. A maggior ragione che dovete anticipare delle spese. Altre domande e riflessioni sul prezzo? Ok, il prezzo è giusto? Questo, sì. Ok? Poi è chiaro che alcuni mestieri hanno bisogno di preventivi, altri mestieri si dà voce, altri mestieri si fanno le fatture, altri no. Qui poi vi serve forse più un commercialista. Però il discorso proprio del quanto va, allora il prezzo comunque è un indicatore di qualità, una cosa che costa poco vale poco. Ho capito con gli anni, ce ne ho messi tanti, quindi mi auguro per voi che ce ne mettete di meno, è che è meglio che pensano non mi si possono permettere piuttosto che pensano di potermi sfruttare. Perché quelli che non mi si possono permettere prima o poi magari tornano. Quelli che pensano che ti possono sfruttare ti sfruttano e poi ti salutano e tu ti fai male. Quindi però il prezzo è un indicatore di qualità. Quindi se fate o chiedete un prezzo troppo basso, la percezione che date è di qualcosa che vale meno. Questo è. Tutti voi fate shopping e comunque no, se vedete una borsa che costa 1000 e una borsa che costa 200, chiaramente non ti compri né l'una né l'altra, ma pensi che quella da 1000 sicuramente è fantastica, no? Magari ad averla. Questo è, questa è la percezione comune. Quindi attenzione a quando accettate questo tipo di, ripeto, a volte è meglio lavorare gratis perché comunque inneschi un meccanismo di riconoscenza virtuale, ma c'è. Ok? Performance prodotto, pricing. Terza P, che questa è caratteristica invece per le persone, il packaging, a sorpresa. Ognuno di noi ha un packaging, ognuno di noi ha un involucro. Il packaging sostanzialmente nasce perché appunto, no? L'acqua così è complicata da portare a casa. Si sono inventati la bottiglia. Ci siamo? Il vino, come lo porti a Damigiana, è scomoda. Quindi il packaging è un contenitore, è una protezione, è una sicurezza, è un'igiene, è una serie di cose. Per noi il packaging concettualmente è il modo con cui rendo tangibile, è il modo con cui rendo concreto le mie capacità, rendo concreto il mio know-how, rendo concreto le mie peculiarità. Ci siamo? Questo è il packaging per un professionista. Si apre il dibattito su come si può fare. Allora, un biglietto da visita è packaging, cioè un modo per rendere concreto il mio know-how. Un profilo su LinkedIn, in certo modo, è packaging. Come mi vesto e come vado all'appuntamento di lavoro è packaging. La mia foto è packaging. Come presento la mia attività, quindi le mie presentazioni, il biomateriale,
la mia brochure è packaging. Ci siamo? Il mio ufficio, la mia stanza, i miei mobili, la mia macchina è packaging. Quanti si fanno la macchina figa per far vedere che hai successo negli affari e poi passano la notte a non dormire pensando a come pagano le rate? Ma quello gli serve per dare l'idea di una persona di successo. E in alcuni mestieri questa cosa è importante. Quindi, ti devi, ripeto, l'abito fa il monaco. Come parli, come ti esprimi, è un packaging, è un modo di, no? Usi parole inglesi, non usi parole inglesi? Allora, le parole inglesi fanno un sacco di scena, vero, con chi è in grado di apprezzarle. Se qualcuno non è in grado di apprezzarle, non le capisce, non fa scena, gli confondi solo le idee, quindi non serve. Ci siamo? Come le confezioni? Le candele, quello è fondamentale, a volte fa la differenza. Le persone comprano la confezione, voi fate shopping, quante volte usate la busta del negozio come shopping bag, proprio come borsetta, perché è talmente bella che la porto in giro, la faccio vedere, no? Dovreste pensare a qualcosa che riguarda voi, che riguarda la vostra attività. Qui c'è veramente libero sfogo alla creatività. Il problema è che devo dare una percezione di valore, devo dare una percezione di, per esempio, di tecnologia. Allora, il codice QR è un modo per dire sto nell'innovazione, sto sulle novità. Ti do un biglietto da visita con codice QR. Fine, è un modo. Per. Qualcuno lo capisce, qualcuno no. Dipende sempre da che cosa io... perché cosa io mi sto proponendo. Però si possono fare tante cose da questo punto di vista. Ultima P, la promotion, la promozione. Quindi come faccio a farmi promuovere off e online? E qui, in parte domani vedrete l'ira di Dio di roba sulle promozioni online, in parte cominciamo a vedere qualcosa stasera. Come mi promuovo online? Allora, come mi promuovo online? Abbiamo detto, devo fare delle scelte. Scelte su chi sono io professionalmente, scelte su dove voglio andare professionalmente, scelte con le persone con cui voglio entrare in relazione. Ok? Tutto questo poi in che cosa si concretizza? Si concretizza nel fatto che io vado a creare dei contenuti specifici in rete. Abbiamo detto LinkedIn ha bisogno di contenuti da condividere. Voi su Facebook condividete dei contenuti, no? La foto del pupo, la serata in discoteca, i fiori che mi ha regalato per la laurea, che ne so, boh, i piedini che si vede, lo sfondo, no? Di dove sto per far rosicare il vicino, quello che volete, no? Sono i vostri contenuti personali. Professionalmente bisogna inventarsi dei contenuti professionali. Ok? Allora, oggi... ovviamente tu puoi creare dei contenuti o puoi utilizzare i contenuti degli altri che sono attinenti al tuo campo, al tuo ramo, al tuo ambito di specializzazione. Quindi la cura dei contenuti, abbiamo detto prima, è un qualcosa che ci differenzia. Dovete diventare curatori di contenuti che sono specializzanti per voi. E c'è uno strumento che io vi consiglio di cominciare a provare e poi mi mandate quello che fate. Allora, lo strumento si chiama Scoop, www.scoop.it, nonostante il .it è americano, perché Scoop It, scoop.it, progetto americano, è un software che aiuta a crearti un giornale personale, Scoop It. E ti impara a entrare nella logica delle parole chiavi, delle fonti, delle risorse, delle condivisioni, degli aggiornamenti dei social network e via dicendo. Allora, su Scoop.it ti registri come persona, insomma, se hai già un profilo Twitter o LinkedIn o Facebook vai in automatico, dopodiché tu puoi gratuitamente
curare fino a 5 topics. Cosa vuol dire topics? Vuol dire che candele profumate, incensi e dintorni. È il mio topics. Scoop.it ti dà www.scoop.it/candele, incensi e dintorni. È un esempio. Candele profumate, basta. Candele profumate. Io. Ti dà un indirizzo personalizzato. A quel punto tu dici al sistema quali sono le parole chiavi che vuoi, che riguardano il tuo tema che vuoi curare. Indichi le parole chiavi, indichi nella registrazione del topics le fonti dove vuoi andarle a trovare, tanto mettici tutte quelle che trovi, poi si vede, e a quel punto lui ti apre un giornale personalizzato, graficamente anche da personalizzare, dove c'è candele profumate, incensi e dintorni, sotto metti una specifica, articoli, raccolte, quello che, scrivi quello che vuoi, a cura di il tuo nome. E ti dà la possibilità, ovviamente attraverso le parole chiavi che hai indicato, di lui ti segnala fino a 100 articoli che potrebbero essere interessanti per te. A questo punto tu vai a vederti gli articoli e vedi se effettivamente sono interessanti segnalare nel tuo giornale questi articoli. Questo è un sistema che si fa per utilizzare gli articoli degli altri. Ah, tipo RSS? Sì, esatto. Pesca da quelli, in realtà, soltanto che li pesca sulle parole chiavi che tu hai indicato. Ovviamente molti articoli non c'entrano assolutamente nulla con quello che tu hai indicato o con quello che tu vorresti e non li selezioni. Però appunto ti serve a cominciare a riconoscere il sistema degli RSS e delle fonti. A questo punto trovi un articolo che ti piace e gli dai scoop. Si apre una maschera dove tu puoi personalizzare il titolo, personalizzare l'immagine legata al titolo, che ovviamente lui ti suggerisce perché lo legge dall'articolo originale, personalizzare l'abstract di presentazione dell'articolo, che lui ti suggerisce perché lo legge, e poi scrivere tu due righe del perché tu consigli quell'articolo. Dopodiché ti dà la possibilità di condividere questo scoop, che esce con il tuo nome, su Facebook profilo personale, Facebook pagina business, LinkedIn, Twitter, LinkedIn profilo e LinkedIn gruppo, Google Plus, Pinterest, Viadeo e altri. Quindi io spingo e magicamente aggiorno 6 social network con contenuti interessanti o riferibili a quello che a me interessa. Beh, gli articoli magari ovviamente non sono miei. Ovviamente se io volessi scrivere articoli, volessi pescare articoli miei o scrivere articoli miei, il sistema me li fa o pescare o scrivere. Perché io posso anche allora, lo scoop diventa un applet, quindi che io metto nel browser, ogni volta che trovo un articolo che voglio scoopare, spingo l'applet, mi si apre la maschera e io imposto lo scoop. Gli articoli man mano che entrano scendono e quindi si configura questo giornale. Non c'è limite a quanti articoli potete raccogliere ed è gratuito fino a 5 topics. Potete taggare gli articoli, quindi classificare gli articoli con delle etichette. Le persone possono abbonarsi al vostro giornale e vi seguono. Il sistema automaticamente, come arriva a 100, si ferma e ti segnala ogni giorno fino a 100. Se tu ci vai 3 volte al giorno e azzeri 100, ovviamente ti leggi i 300 articoli. Poi ovviamente impari che c'è il giorno che puoi, gli dai un'occhiata, il giorno che non puoi, clicchi e li cancelli tutti. Comunque se tu non li leggi, lui comunque continua ad aggiornarli, quindi scala i vecchi e mette i nuovi. Ed è un modo fantastico per cominciare a conoscere il sistema delle risorse online, il sistema delle fonti, le condivisioni sui social, l'aggiornamento e soprattutto cominciare a curare un tema. Il tema deve essere possibilmente però specialistico. Non posso curare formazione professionale perché scrive tutto il mondo su sta roba. Mentre formazione professionale per i fondi finanziati
nella regione Puglia forse diventa un po' più interessante. È un esempio. Cioè devo andare sulla nicchia, devo fare delle scelte. Allora, fermo restando che posso sbagliare le scelte, esiste un bottone, cancella tutto e butto, e ricomincio da capo. In realtà, appunto, se è una palestra, la Scoop It è una palestra, serve a imparare tutto questo mondo. Quindi, chiaramente, se voi fate uno scoop su un tema che vi appassiona, che vi caratterizza, deve essere un tema di nicchia. Un mio ex allievo lo ha fatto sulle piante da balcone. C'ha la passione, hai visto mai? E poi l'ho fatto, per esempio, un altro scoop è stato fatto sullo storytelling aziendale. Chiaramente, se prendete cose nuove, se prendete appunto ciò che è cool e via dicendo, ti crei un giornale originale fatto con gli articoli degli altri. Se gli articoli che tu selezioni sono buoni, sono effettivamente interessanti, e questo per poter essere realmente interessanti vuol dire che tu comunque conosci un minimo la materia, le persone riconosceranno che tu gli stai dando un prodotto interessante. Quindi tenderanno ad abbonarsi e a seguirti. Se questa opera, Scoop It, è come lavarsi i denti, si fa mattina e sera, quindi almeno una volta al giorno ci devi andare, se no non funziona. Se tu ti Scoop It almeno un articolo al giorno per 6 mesi, tendenzialmente, ed è fatto bene, acquisisci una certa visibilità in rete che ti può portare da qualche parte. Allora, il gioco è, se volete provare questo giocattolo, che ripeto è interessante, il problema vero è che tanti l'abbandonano, perché appunto, no? Tutti i giorni, ma che palle. Se c'hai da lavorare è evidente, se non c'hai lavoro magari può essere interessante. Se lo cominci a fare per tutti, se hai intenzione di farlo, farlo bene e via dicendo, fammelo sapere, ci possiamo ragionare a distanza su quello. Poi, perché una volta che tu hai raccolto questi articoli, hai creato il tuo giornale, comunque ti crei una tua visibilità all'interno, ovviamente dipende dal tema, però hai una banca dati di articoli fenomenale. Che ci si può fare? Beh, se tu non hai idea, me la mandi, te le do io 20 idee di cose che ci puoi fare, di contenuti che a quel punto diventano originali tuoi. Certo. Però se tu prendi l'articolo cool inglese e lo traduci, per dirti, lo traduci, e metti che è una traduzione, però lo scrivi in italiano, sei tu che ti prendi i meriti, perché tu divulghi una cosa che la maggior parte delle persone tenderebbe a ignorare perché gli fa fatica a leggere in inglese. Certo, però considera che Scoop nasce più per gli altri, per i contenuti, però se lo vuoi usare per i tuoi va benissimo. È sempre una palestra, impari. Il giorno che prendi dimestichezza con tutto il sistema Scoop e ti viene bene, è il giorno che puoi aprirti un blog senza problemi e avere sicuramente successo. Ci siamo? Anche perché lo stesso Scoop può diventare, acquistando il dominio e pagando una royalty mensile, diventa il tuo sito. E diventa il tuo blog, diventa tutto tuo, con una serie di servizi interessanti. Perché per esempio lui ti fa mandare alle persone che si sono abbonate al tuo giornalino, ti fa mandare una newsletter, quindi comincia a entrare nel giro dei grandi, comincia a fare una cosa professionale. Ci siamo? Allora, esempio proprio al volo che mi viene. Chiaramente, se devo fare uno scoop sulla promozione turistica salentina, sto tutti i giorni a metterci mano. Se invece lo faccio uno sulle sagre o sui prodotti, facciamolo sui prodotti tipici salentini, non c'hai tutti questi articoli tutti i giorni. E comunque in ogni caso vai a selezionare solo quelli veramente più interessanti, dove non c'è la news, ma c'è magari l'approfondimento, c'è il dettaglio, no? Allora è chiaro che una volta che tu questa cosa l'hai fatta per 6 mesi, hai mediamente 120, sabato e domenica festa, hai un centinaio di articoli sui prodotti tipici.
buoni, A, tu diventi comunque un riferimento per i prodotti tipici. Due, su 600 articoli che ci si può fare? Beh, facciamo un infografico dei 10 prodotti tipici migliori. Ci sono delle guide poi che ti spiegano come si fa questo. Facciamo un articolo dicendo, no? E lo scrive l'associazione. Facciamo una presentazione sui 10 prodotti che sulle aziende più rappresentative. Facciamo una guida, facciamo un ebook, facciamo una videoguida. Cioè, ti si apre un mondo. C'hai l'archivio, c'hai tutta sta roba che nel frattempo hai coltivato. Se tu decidi oggi di fare una guida sui prodotti enogastronomici del Salento, t'ammazzi, perché te la devi inventare. Se cominci a fare 3-4 raccolte d'articoli su temi che a voi appassionano, può essere l'eno da una parte e la gastronomia dall'altra, cioè più è piccolo, più è facile andare a... perché chiaramente il sistema ti pesca articoli più mirati, se no veramente passi il tempo. Folklore, bene, tutte le sagre di paese. Fai un archivio di tutte le sagre di paese e le racconti. Può succedere la qualunque, gli eventi, quello che ti pare, insomma. Ok? Si può copiare e qualcosa. Sì, sì, no, il sistema è proprio quello. Io pesco articoli degli altri, non pesco... No, no, il sistema è fatto con gli articoli degli altri, perché in realtà se io clicco sul titolo dell'articolo, vado sull'articolo originale, quindi è perfettamente legale. Anzi, teoricamente la persona che io sto scuppando mi dovrebbe mandare la mail di ringraziamento, perché io gli sto facendo promozione. Dai, gli RSS è un software mirato a... Loro chiaramente stanno creando una base ampia per poter poi vendere i servizi personalizzati, perché un sacco d'aziende hanno bisogno di questo tipo di servizi. Ok? Allora, ripeto, Scoop è un sistema fantastico, però appunto è più facile poi usarlo che raccontarlo. Vi registrate, lo cominciate a usare. Fra l'altro, appunto, se tu curi il tuo scoop, lo puoi mettere su LinkedIn e sul biglietto da visita. Allora, voi andate, se siete curiosi, andate a vedere Scoop, vi registrate, all'interno c'è un mondo, c'è di tutto, poi guardate gli scoop, allora, questo anche come didattica, sul marketing personale guardate il mio scoop, www.scoop.it/marketingpersonale, trovate negli ultimi 2 anni i migliori articoli su tutto ciò che abbiamo parlato oggi, articoli di colleghi. Quindi se uno ha delle esigenze particolari, capire come funziona LinkedIn, capire come funziona Facebook, come si fa una presentazione di se stessa, un sacco di roba, ve la cercate, fra l'altro è tutto taggato, quindi potete cercare. E per chi ha dimestichezza con la lingua inglese, invece può andarsi a vedere Content Marketing e Content Strategy, che è l'altro che io seguo. Basta che cercate me, poi trovate i due contenitori. Invece quello è una raccolta che sto facendo da qualche mese di articoli inglesi, diciamo in lingua inglese, sui contenuti. Quindi su come si producono online contenuti che siano interessanti, utili, come si usano alcuni strumenti, come si fa un video, come si fa una presentazione. Quindi sono tutti articoli, diciamo, perché mi serve d'archivio in preparazione di non lo so che cosa. Però stavo sperimentando come funzionava una raccolta in lingua inglese. Ci siamo? Quindi, ripeto, Scoop è proprio fondamentale, vitale, e adesso mi tengo gli ultimi minuti per vedere invece questo compito a casa, insomma, possibilmente fatelo, curriculum visivo. Allora, Scoop è facoltativo, certo, dopo la lezione di domani, se non fate Scoop, vi dovete solo vergognare. No, dico, ma anche gli altri, cioè. Andatelo a vedere, perché se avete dei temi che vi interessano, qualunque essi siano, perfino quelli OSE, c'è tutto raccolto, è impressionante. È in grandissima espansione, stanno facendo un sacco di cose, è veramente un bel modo di navigare. Da
settembre del 2012, è poco che esiste, sì, sì, è poco. Infatti fino a dicembre era in fase sperimentale, ho sudato 7 camicie per farmi invitare, perché se no non ti... E poi invece dopo l'hanno estesa. Allora, che cos'è un curriculum visivo? È una presentazione vostra, ovviamente sintetica, di alcuni aspetti del vostro profilo personale e professionale. Ok? Tecnicamente si chiama visual resume in inglese. Se andate su internet, su Google e specificatamente su Slideshare e digitate visual resume, trovate una marea di esempi, la maggior parte dei quali non in lingua italiana. Voi troverete nel materiale didattico uno storyboard. C'è il proprio storyboard? Ve lo faccio vedere, va? Capito? Sapete che cos'è uno storyboard? Sin da piccolo, no? Avete usato uno storyboard voi, no? Allora, facciamo questo, dove stanno i file? No, visualizza, visualizza. No, ma io stavo sul... Vabbè, andiamo... Stavo sul desktop, però, in realtà. Dunque, dove sta didattica? Eccolo qua. Allora, questo è uno storyboard. Strumento tipicamente pubblicitario del cinema. Invece noi lo usiamo per il nostro curriculum. Come funziona? Allora, tecnicamente lo storyboard, allora, quello che dobbiamo fare noi è una presentazione visiva, quindi una presentazione stile PowerPoint, poi chi ha il Mac usa Keynote e chi ha altri sistemi usasse quello che vuole, gettonatissimo Prezi, però è complicato da usare, quindi 16 slide che raccontano di voi. Questi sono i contenuti delle slide, ce l'avete? In modo tale che sapete. Allora, 16 slide visive. Cosa vuol dire? Che ci sta un'immagine e c'è del testo. L'immagine è grossa, 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 il testo piccolo, 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 non perché si legge piccolo, ma perché avete al massimo 3 righe da 140, io sto 4 ma sono troppe, 3 righe da 140 caratteri l'uno. Uno è il titolo e gli altri sono due specifiche. Se so 141 non succede niente, però è la logica e lo sforzo è quello di scrivere in modo sintetico. Come funziona? 16 slide. La prima è la copertina, la sedicesima è la chiusura, grazie per l'attenzione, baci e abbracci, recapiti, indirizzi. Siccome questa cosa andrà pubblicizzata, non mettete cellulare. Se avete un cellulare per lavoro, bene, se no non lo so. Insomma. Mettete la mail, quella ufficiale. Il cellulare non lo so. Forse meglio di no. Tanto chi è interessato poi vi contatta. A che serve? Serve a raccontare in modo diverso voi chi siete dal punto di vista come persona e come professionista. Ok? Ovviamente, come funziona lo storyboard? Copertina, ho un'immagine, qual è l'immagine mia di copertina? Una foto mia, un tramonto, casa de nonna, la masseria dove andavo da piccola. Scrivo che cosa mi piacerebbe come copertina, quindi che tipo di immagine voglio? Su Google immagini, poi ci metto queste parole e vado a cercare. Se mi metto su Google a cercare le immagini ci sto 2 giorni, se invece me la pianifico prima e quindi la faccio tutta a tavolino,
dopo è più facile. Quindi qual è un'immagine di copertina che mi rappresenta? Una foto mia, una foto... Ok.